Tre giorni di grande beach volley giovanile a Vasto, arriva il trofeo delle regioni. Le Kinderiadi designeranno le due coppie, maschile e femminile, under 18, che saranno campioni d'Italia. Tre giorni di appuntamenti con il meglio del beach volley giovanile sulla spiaggia della nostra città. Arriva a Vasto il trofeo delle regioni, una manifestazione importante in cui la FIPAV provinciale ha avuto un ruolo decisivo e si sta mettendo in campo in questi giorni per organizzare tutto al meglio. Sì, è la decima edizione di questo trofeo. L'Abruzzo fino ad oggi non ha mai avuto la possibilità di organizzare un simile evento, questo quindi è la prima volta. La più grande manifestazione giovanile che si fa in Italia. E quindi siamo onorati e speriamo che tutto prosegua per il meglio per questa grande manifestazione. Il movimento del beach volley in Abruzzo a livello giovanile com'è? Beh, l'attività vera e propria in effetti è partita un po' a livello federale, non è stata fino ad oggi, non ha grandi numeri. Però contiamo adesso nel prosieguo, anche perché abbiamo delle spiagge dall'Alba Adriatica fino a Vasto, abbiamo delle spiagge che permettono di fare simili attività. Vasto ha una tradizione di grandi eventi legati al beach volley, questa manifestazione può essere il lancio di un qualcosa di ancora più sostanzioso per gli anni a venire? Senz'altro, Vasto, come dicevi tu, ha avuto negli anni precedenti, da Caterina De Marinis alla Parenzan, che attualmente è anche un consigliere federale, Ettore Marcovecchio, che è stato un tecnico a livello nazionale, quindi è lo stesso. Questo trofeo delle regioni nel 2010 ha visto una coppia vastese degli quadri innocenti primeggiare per la prima volta. Quindi diciamo che la città di Vasto, con le sue spiagge, ha sempre fornito ottimi giocatori. Vice Sindaco Sputore, arriva a Vasto il trofeo delle regioni. Vasto ha una grande tradizione di beach volley. Questa probabilmente è una manifestazione che segna una tappa importante verso sviluppi futuri per questo sport. Ma sicuramente sì, noi siamo orgogliosi di ospitare questo decimo trofeo delle regioni, perché, come accennava anche il sindaco in conferenza stampa, noi puntiamo ai vari turismi e a quello sportivo in modo particolare, insomma, vista anche l'occasione. Quindi sono qui a ringraziare nuovamente tutta la FIPAV nazionale, regionale e provinciale. Lavoreremo sicuramente in simbiosi con tutte le associazioni, con anche i privati, per portare qui a Vasto, ci auguriamo, il mondiale per gli anni a venire. Ettore Marcovecchio, trofeo delle regioni, il meglio del beach volley giovanile sarà a Vasto. Qual è il livello di questo torneo? Ma lo sapremo da domani mattina, quando inizieranno i gironi eliminatori. Io ho visto già qualche coppia allenarsi, mi sembra che il Trentino, sia a livello maschile che a livello femminile, ha quattro bravissimi ragazzi, almeno da quello che ho visto in allenamento. Però credo che ci saranno anche altre squadre forti, sarà sicuramente un torneo di alto livello. D'altronde, per essere campionato italiano under 18 vuol dire che ci sono i migliori under 18 d'Italia. Maria Luisa Checchia, l'Abruzzo gioca in casa, Atleti Vastesi, un po' la pressione di giocare in casa c'è, oppure insomma farete il vostro torneo? No, noi abbiamo lavorato sodo in questo periodo, quest'ultimo mese. Sicuramente siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Le ragazze hanno messo impegno durante tutti gli allenamenti, adesso sicuramente speriamo in buoni risultati. Devo dire che siamo soprattutto contenti perché la regione che organizza il trofeo ha l'opportunità di portare due squadre, cioè due coppie, e quindi quest'anno infatti noi portiamo Abruzzo 1 e Abruzzo 2, e quindi è un'occasione in più per dare il massimo. Sicuramente siamo stati, l'Abruzzo 1 sta nel girone con le Marche e con il Trentino, come diceva Ettore ci sono comunque squadre abbastanza preparate, tipo il Trentino, e poi stiamo con l'Abruzzo 2 in un girone un po' più di ferro, Lazio ed Emilia Romagna, che l'anno scorso l'Emilia Romagna è arrivata in finale, è arrivata seconda. Quindi però insomma noi abbiamo lavorato, sicuramente il lavoro pagherà.
A livello spettacolare sono ragazzi under 18, ma che qualità di beach volley si vede? Ma sicuramente vedremo una buona qualità di beach volley. I ragazzi sono del 96, almeno quelli dell'ultimo anno, però ecco, ripeto, da quello che ho visto già ieri e oggi credo che si vedrà sicuramente un beach volley di buon livello.